Buongiorno, oggi siamo qui a presentare questo progetto che come Commissione Scuola e quindi come Assessorato Politiche Educative, Scolastiche, Culturali, Sportive e Giovanili del Municipio VII stiamo portando avanti da un paio d'anni a questa parte, la comunità educante diffusa del VII Municipio. Costruire la comunità educante significa fondamentalmente restituire a tutte le agenzie educative e formative, formali, non formali e informali, quello che è il loro ruolo. Ovviamente, quando parliamo di agenzie educative, le prime sono sicuramente le strutture educative scolastiche, quindi asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, ma anche centri di formazione professionale, ma anche altre realtà formative ed educative che poi, diciamo, accompagnano i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze in questo percorso. Infatti, intorno ad una scuola e dentro la scuola ci sono una serie di anime che costituiscono le singole comunità educanti. Non abbiamo soltanto il personale scolastico educativo e le ragazze, i ragazzi, le bambine e bambini, abbiamo anche le famiglie, abbiamo anche tutte quelle associazioni, realtà di vario genere, istituzionali o meno, che costituiscono il tessuto socioculturale di quello specifico territorio e che entrano all'interno della scuola per contribuire e concorrere in maniera esplicita all'educazione e alla formazione. Ma abbiamo anche tutte quelle realtà del territorio che, pur non entrando fisicamente all'interno della scuola, con la scuola vivono ovviamente un'osmosi. In fondo, la città educa ed è questo quello che noi vorremmo enfatizzare con questo progetto. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che, benché molto complesso, offre però una serie di opportunità incredibili. E abbiamo deciso proprio di puntare su questo, quindi sull'orgoglio di essere persone che fanno parte di una comunità educante che conta, lo voglio ricordare perché i numeri del nostro municipio sono sempre numeri significativi, oltre 180 strutture educative scolastiche pubbliche completamente, ovvero comunali e statali, che vanno appunto dai 0 anni degli asili nido fino ad arrivare ai 19 anni delle scuole superiori. Insomma, stiamo parlando di numeri veramente notevoli, senza contare tutte quelle strutture educative scolastiche paritarie e private di vario genere e in più tutte le realtà parallele a queste, quindi associazioni culturali, associazioni sportive, enti e istituzioni di vario genere, centri di aggregazione culturale, ludoteche, biblioteche, centri di diverso tipo come per esempio il centro diurno che noi abbiamo proprio all'interno della sede municipale di Piazza di Cinecittà e che è dedicato a persone, cittadine e cittadini che hanno sperimentato o che stanno sperimentando problemi di disagio psichico. Quindi diciamo che abbiamo veramente una ricchezza incredibile, per non parlare di istituzioni come Istituto Luce Cinecittà, come Centro Sperimentale di Cinematografia, come le varie sedi di Parco archeologico dell'Appia Antica, Parco regionale dell'Appia Antica, Sovrintendenza e Soprintendenza di Stato e via discorrendo con tutta una serie di realtà fino ad arrivare alle università che permeano il nostro tessuto urbano. Quindi riteniamo fondamentale che ci si, come dire, riappropri di quell'orgoglio per l'appunto, l'abbiamo chiamato Pride, perché nel linguaggio universale indica proprio quell'orgoglio che però è anche consapevolezza di rivendicazione di un ruolo all'interno di un contesto che le agenzie educative e scolastiche purtroppo hanno progressivamente perduto a causa anche di una narrazione collettiva che non rende giustizia, uno storytelling al contrario, un racconto sempre del negativo. In questo il nostro appello è anche ai media, a tutti i media, da stampa, telegiornali, ai mezzi di comunicazione di massa, ai social e quant'altro, perché tornino a raccontare, facendo proprio un servizio di informazione neutro, neutrale,
quella che è la fisiologia delle nostre strutture educative scolastiche, che rappresentano per l'appunto dei presidi culturali. Quindi, da un lato l'orgoglio di essere all'interno di queste strutture capillarmente diffuse su tutto il territorio, dall'altro quello di abitare in un municipio che è la più grande città all'interno di quella città enorme che è Roma Capitale. È vero che Roma ha tante criticità, tanti problemi derivanti da tutta una serie di ragioni, non da ultima il fatto di essere una città così importante, così significativa nella storia, ma anche nella geopolitica, una città che ospita uno Stato al proprio interno, non ce lo dimentichiamo, lo Stato del Vaticano, e che ha il duplice ruolo di essere capitale d'Italia, città metropolitana, dialoghi con la storia e con le storie che hanno millenni alle spalle. E allora come possiamo pensare che una realtà del genere non abbia una sua complessità, rispetto alla quale però noi ci dobbiamo porre orgogliosamente come cittadine e cittadini, che consapevoli delle tante problematiche che la città presenta, sono però del pari consapevoli e contenti delle tante opportunità che la città offre. Ecco, la città come scuola, una città che sia a misura delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, perché possa essere veramente a misura di tutti e di ognuno, in una prospettiva interculturale e intergenerazionale. È questo quello che noi vogliamo mettere in evidenza con il progetto di costruzione della comunità educante diffusa. Vuol dire semplicemente mettere in rete, mettere a sistema tutte queste realtà. Non dimentichiamo che le scuole, gli edifici scolastici sono edifici pubblici che da normative che ormai hanno decenni alle spalle sono aperti al territorio. Al di là delle attività curricolari, scolastiche, didattiche, educative, c'è poi la possibilità di entrare all'interno di questi edifici con le opportune procedure ad evidenza pubblica, di trasparenza nel rispetto di tutte le normative, dalla sicurezza più in là, insomma, nel rispetto di tutte queste normative. Però noi possiamo abitarli questi edifici, non lasciarli chiusi quando le attività scolastiche propriamente dette finiscono nel pomeriggio o la sera, sabato, domenica, estate, durante le vacanze. Lo sforzo che stiamo facendo come amministrazione municipale è proprio quello di aprirle queste scuole e anche di favorire, di mettere in evidenza quei percorsi che consentono questa osmosi, secondo il paradigma dell'educazione diffusa, tra dentro e fuori delle pareti scolastiche. Ci sono tante lezioni, anche didattiche, che io posso fare fuori della scuola, fuori fisicamente degli edifici, perché se io mi affaccio al parco degli acquedotti, ma quante cose posso spiegare alle bambine e ai bambini, dalla biologia all'archeologia, alla geografia, alla storia, alla cittadinanza. Ecco, l'educazione alla cittadinanza, l'educazione civica, qual è il luogo migliore di farlo che frequentando gli spazi della città? Quegli spazi dove appunto i cittadini e le cittadine poi sono chiamati a vivere, gli spazi pubblici, da quelli istituzionali fino proprio alle vie, alle piazze, alle strade. Il tentativo è quello di rimettere al centro le relazioni e ricostruire quello che in realtà già c'era, ma che progressivamente, un po' con tutto questo discorso del global, del social, del virtuale, siamo andati progressivamente perdendo. In questo ci aiutano anche dei partner istituzionali fondamentali, ovvero i tre maggiori atenei pubblici di Roma, la Sapienza, Tor Vergata e Roma 3. Sono i nostri partner accademici con cui stiamo portando avanti un progetto di ricerca-azione per il quale abbiamo siglato lo scorso anno un protocollo d'intesa con la cattedra di pedagogia dell'Università di Roma 3 del corso di laurea proprio di Scienze della Formazione, con il professor Vincenzo Piccione, che è appunto il titolare di questa cattedra, e con il professor Filippo Pergola, che invece insegna
presso l'Università di Tor Vergata e con il professor Sergio Salvatore, che insegna presso l'Università La Sapienza, stiamo portando avanti questo percorso in modo tale che ci sia anche una validazione dal punto di vista scientifico al termine dei 18 mesi che, secondo la modellizzazione proposta dal professor Piccione, è il tempo necessario per sviluppare questa parte. Abbiamo anche iniziato una serie di incontri con un calendario molto preciso, molto strutturato, che abbiamo aperto sia al personale docente che alle famiglie, ai genitori, perché il principio della corresponsabilità educativa è un principio che inevitabilmente scuola e famiglia condividono e devono quindi anche, come dire, in qualche modo confrontarsi crescendo insieme in questa che è la corretta prospettiva di un dialogo tra le due parti, che troppo spesso ci vengono raccontate come parti in conflitto, per cui abbiamo genitori che diventano i sindacalisti dei propri figli o insegnanti che vengono dipinti come depressi, come demotivati. In realtà questa è una parte della narrazione, esistono queste cose, certo che esistono, ma esiste anche una moltitudine, per fortuna, di realtà assolutamente positive in cui invece c'è la voglia e si capisce bene, si percepisce la necessità di lavorare insieme per aiutare le giovani e giovanissime generazioni a crescere, ma anche per aiutare noi stessi a sentirci migliori e a ridiventare cittadini e cittadine di pieno diritto. In questo senso mi sento davvero di voler come dire, invitare i media soprattutto a voler prestare la dovuta e adeguata attenzione a questa realtà. Noi come municipio abbiamo anche proprio conferito degli incarichi professionali a due giornalisti che ci stanno accompagnando, che stanno accompagnando non solo le istituzioni ma proprio anche le ragazze e ragazzi, le bambine e i bambini, a creare dei momenti in cui si possano raccontare e invitare gli organi di stampa a prenderne atto queste realtà che sono realtà assolutamente virtuose che però crescono in silenzio. È il famoso adagio dell'albero che cade e della foresta che cresce. L'albero cade e fa tanto rumore ma è uno solo, la foresta che invece è un insieme folto cresce silenziosamente. Noi vorremmo che questo silenzio della foresta, che è in realtà un silenzio gioioso, fisiologico, vitale, venga raccontato e riesca a prendere spazio al pari, se non più, dell'albero che fragorosamente cresce. Insomma, le cose negative ci sono, non pensiamo di vivere nel migliore dei mondi possibili, siamo assolutamente consapevoli e critici rispetto a tutta una serie di cose, ma siamo anche del pari animati dalla volontà di contribuire ad essere parte della soluzione e non del problema. Insomma, il pessimismo dell'intelligenza ma l'ottimismo della volontà, nella convinzione che insieme riusciamo a creare una città e dei cittadini migliori. Grazie.